Ciao, io sono Pasquale e oggi volevo parlarti di un investitore che con molta probabilità conosci anche tu, il famosissimo Warren Buffett. Te ne parlo cercando di spiegarti con quali tecniche o metodologie lui sia stato in grado di arrivare a questi grandiosissimi risultati. Sicuramente su Warren Buffett ci sono delle tonnellate di informazioni nella rete. Quello che ti riporto io sono quelle che ho trovato sul libro che ho appena finito di leggere, e del quale ovviamente ti lascio il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione. Money, money. Il libro si intitola Il metodo Warren Buffett. Da questo libro voglio estrarti i cosiddetti 12 principi immutabili, quei principi che hanno reso possibile gli enormi risultati che l'oracolo di Omaha ha ottenuto e che sono stati da lui creati dopo, ovviamente, aver avuto nel tempo una formazione che si è andata a creare e formare grazie ai suoi tre mentori. I tre mentori di Warren Buffett sono Benjamin Graham, Philip Fisher e quello che poi diventerà anche il suo socio negli affari, Charlie Munger. Da queste tre persone, Warren, come lo chiamo amichevolmente io durante le nostre cene private, sì, ti piacerebbe, dai, bravo, ha appreso altrettante lezioni che lo hanno fatto crescere, prima ovviamente di entrare a pieno titolo nell'Olimpo degli investimenti. Da Benjamin Graham ha appreso il value investing, cioè l'acquisto di ottime aziende a prezzi bassi, che poi è la tecnica fondamentale primaria per il quale Warren Buffett è conosciuto. Tra l'altro, oltre al famosissimo The Intelligent Investor, Benjamin Graham ha scritto anche un altro bestseller, un altro libro molto ma molto importante per tutti gli investitori, che si chiama Security Analysis. Invece da Philip Fisher ha appreso l'importanza cruciale che il management ha in un'azienda, e di come senza una buona squadra di dirigenti, anche una buona azienda, un'azienda in salute, può non essere un buon affare per investirci. Da Charlie Munger, invece, che poi è diventato anche il suo socio, ha preso anche la possibilità di acquistare aziende che non siano troppo svalutate, ma che facciano parte di quella tipologia di aziende che hanno il cosiddetto valore aggiunto, la marcia in più. È da questi tre semplici modelli che Buffett si è andato a formare, che secondo me ogni buon investitore che ha voglia di fare investimenti a lungo termine come sono io dovrebbe in linea di massima ispirarsi. Tutte le brave persone fanno altre tre cose molto importanti come te, che sono iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace. Sono tre azioni gratuite, non c'è nessun link affiliato su queste tre azioni. A te non costano niente, ma a me fanno un grande aiuto, aiutano a fare crescere il mio canale. Da questi tre insegnamenti poi Buffett ha creato i suoi 12 principi immutabili, che sono poi delle sottocategorie delle quattro grandi macro categorie da tenere in considerazione prima di fare un investimento. Le quattro categorie sono quattro criteri di analisi secondo Buffett: i criteri di business, i criteri di management, i criteri finanziari ed infine i criteri di esercizio. Secondo Buffett, dei 12 principi che fanno parte da sottocategoria a questi criteri, non è essenzialmente che ogni azienda le abbia tutte, ma più ne sono presenti e più l'azienda che si è presa in considerazione si avvicina ai principi della Berkshire Hathaway, la holding a cui fa capo appunto Warren Buffett. Partiamo dall'inizio, ma prima ti voglio ricordare che io non ti sto invitando con questo video ad investire, anche se ti parlo solo di Warren Buffett, e neanche a darti una consulenza finanziaria, perché non ne ho assolutamente la competenza. Qui si parla delle mie esperienze, dei miei pensieri, e non ho alcuna intenzione di invitarti a fare ciò. Se hai intenzione di investire, studia bene l'argomento per conto tuo, o ovviamente rivolgiti a un consulente esperto. Secondo Buffett, le azioni sono solo dei pezzi di carta. Un investitore prima di tutto deve entrare nell'ottica che se si vanno ad acquistare appunto delle azioni in un'azienda, se ne diventa parzialmente proprietari, padroni, e come tale bisogna comportarsi. Tenersi aggiornati sui dati, sulle vendite, sul management, sulla concorrenza, ti fanno anche sentire più partecipe nella mission aziendale. Buffett sostiene che se non si prende in considerazione di acquistare delle azioni da tenere per almeno 10 anni, non vale la pena spendere più di 10 minuti per analizzarla. Tu cosa ne pensi di questa filosofia di Warren Buffett? Fammelo sapere per favore nei commenti qui sotto. Per cui, fatte queste premesse, vediamo questi 12 principi di Warren Buffett. Dal criterio numero 1, che sono i principi del business, ne fanno parte tre dei principi imprescindibili. Prima di tutto, la società in cui si sta investendo deve essere semplice da capire e comprensibile. Se così non fosse, investire non ha senso, perché non si potrebbe acquistare un business senza conoscerne le dinamiche ed il funzionamento. Secondo, il business deve avere una storia operativa coerente. Nel tempo l'azienda
che saltella da una tipologia di business all'altro, senza senso magari, per accaparrarsi un po' di mercato, magari perdendo oggi o guadagnando oggi e poi perdendo domani, sta facendo bene? Perché? Perché in quel caso non si può assolutamente prevedere come il business si andrà a evolvere. Terzo, l'azienda per esempio ha delle proiezioni a lungo termine? È come quando ti parlo del fare il budget. Senza di esso non stai assolutamente programmando il tuo futuro, ma stai solo vivendo alla giornata. Se un business non ha questi progetti futuri, non è facilmente identificabile. Il secondo criterio è quello del management. Anche di questo criterio i punti fondamentali sono tre. Nel primo punto bisogna capire se le azioni del management sono razionali. Un amministratore delegato che usa i soldi dell'azienda per arredarsi un nuovo ufficio che ha appena fatto fare con opere d'arte costose non ha un approccio razionale nella gestione aziendale. Il secondo principio è sulla trasparenza verso gli azionisti. Il secondo principio è sulla trasparenza verso gli azionisti. Lo stesso Warren Buffett in passato, nelle sue lettere agli azionisti, ha candidamente dichiarato se aveva effettuato una scelta errata negli investimenti. Se un manager è sincero nei confronti dei propri azionisti, questi gli daranno più fiducia e per cui l'azienda sarà più solida. Terzo punto è che i manager non devono seguire l'imperativo, il cosiddetto imperativo costituzionale, cioè un manager oculato non deve prendere le proprie scelte solo perché lo fa il mercato o perché gli altri manager lo stanno facendo, per cui non deve pensare solo al momento, a quel preciso momento, ma deve avere una visione decisionale che sia più ampia possibile. Ovviamente ti ricordo prima di proseguire che puoi sempre cliccare sul pollice in su se questo video ti piace, se è di tuo gradimento, e puoi anche condividerlo e spargerlo nell'iperspazio con persone come te e come me che sono intenzionate a crescere nel mondo della finanza, del risparmio e degli investimenti. Poi abbiamo il terzo criterio, quello finanziario. Qui i principi sono quattro. Il primo principio immutabile è che le aziende devono avere la capacità di poter creare per ogni dollaro che viene incassato almeno, e non solo, almeno un altro dollaro di valore di mercato, che è un valore appunto aggiunto nel lungo termine. Il secondo punto è quello di cercare aziende che hanno sempre ampi margini di profitto. Profitti striminziti sono alla base di una pericolosità del business che nei momenti difficili, ovviamente, potrebbe andarsi a trovare in pericolo. Il terzo principio è bisogna saper calcolare gli owner earnings, e questo l'abbiamo già fatto in un video precedente dove ti spiegavo appunto tramite un file Excel come calcolare il fair price di un'azienda. Questo avviene perché, secondo Buffett, non tutti i profitti sono uguali, per cui qui subentrano i cosiddetti owner earnings, principio vicino all'utile per azionista. Il quarto principio è quello di concentrarsi sul ROE, acronimo in inglese di Return on Equity, e non solo sugli utili per azioni. Per fare questo bisogna rapportare gli utili operativi al capitale azionario. Secondo Warren Buffett, infatti, l'EPS, cioè l'utile per azione, Learning per share, è solo uno specchietto per le allodole. L'ultimo criterio è quello di mercato. Qui i punti fondamentali sono due. Il primo è capire quale sia il valore dell'attività. Questo viene facendo, secondo Buffett, riferimento a due dati. È molto semplice: il flusso di cassa che ogni azienda ha e il giusto tasso di sconto. Per cui la previsione del giusto flusso di cassa futuro farà avere anche un approccio più ponderato all'investimento. Il secondo è se l'attività può essere acquistata con margine significativamente più alto del suo valore. Questo è poi il marchio di fabbrica di Warren Buffett. Che senso avrebbe acquistare un'azienda che sia buona, come business, con un buon management e con delle finanze in piena salute se poi la si acquista a dei prezzi esagerati, a dei massimi storici e non si va a produrre il giusto profitto. Inoltre, questo approccio protegge anche dal rischio di un eventuale calo del prezzo delle azioni. Se un'azienda, ad esempio, viene acquistata col 25% in meno del valore reale, anche se questa nel futuro andasse a perdere il 10 o il 15%, si andrebbe comunque a generare un profitto. A proposito, ti voglio ricordare che io ho un account Patreon dove, se vuoi, puoi supportare questo canale con un piccolo contributo mensile. Nel mio account Patreon pubblico contenuti solo per gli iscritti, come ad esempio il mio portafoglio. Fammi sapere cosa ne pensi di queste tecniche utilizzate da Warren Buffett lasciando un commento qui sotto. Scambiamoci delle idee su questo contenuto e se trovi anche dei concetti che io non ho menzionato o se trovi questi concetti di tua utilità, per favore lascia tutto scritto nei commenti qui sotto e condividilo con gli altri. Se il video ti è piaciuto, ricorda di stringere il pollice in su,
Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!